Inutile dire che sto registrando dello scorso video, vero? Ciao a tutti Gugi e ben ritrovati dal vostro Underlink Lontoon in questa seconda parte per l'unboxing, spacchettamento, chiamatelo come vi pare, per Pokémon Sole e Luna. Dunque, ci sono ancora 18 i pacchetti da... No. Ora sono 18. 18 i pacchetti ancora da spacchettare. Quindi io direi di cominciare, diamogli una mezza mischiata perché tanto a che serve non lo so, ma gliela diamo comunque. Quindi è ancora un campo di battaglia qui. Cerchiamo di fare un lavoretto fatto bene. Cerchiamo di trovare le GX che non ho trovato nello scorso video, ma sapete che c'è? Vado così, guarda, faccio senza che me le tengo per ultime. Ultra Ball, Palossand, Energia Repellente, Pelipper e Pokéball. Forse sto andando un po' troppo veloce, cioè o meglio, non me la godo la GX se la trovo. Quindi torno a fare il trick, dai, torno a fare il trick. Non è bello, se no dai. Devo essere un Poketuber come si deve. Quindi devo fare il trick. Drowsy, se no così si vede Cutiefly e vabbè. Skarmory, Bounsweet, Diglett di Alola. No, che cazzo. Vabbè però, dai. Uno a Holo e uno no, che cacchio. Dartrix, Pokéball, Energia, Crabominable, Ball, Energia. Non va affatto bene, non mi sta piacendo per niente. Corsola, Sarskit, Wingull, Energia, Buio. Scambio di Energia, Professor Kukui, Grabbin, Miao di Alola, Toxapex, Poplio e Growlithe. Non male. Mi piace Toxapex. Allora abbiamo già un Firo. Già così me lo dici Firo che ci sei in questo pack. Vediamo un po'. Firo, Grabbin, Spearow, Grimer di Alola, Rowlet. Oh, Cosmoem. Holo, Reverse. Ok. Raticate di Alola, quando è cattivo, Wishiwashi, How, Energia e Parasect. In linea teorica dovrei trovare almeno 3 GX. Spero non sia... Spero non sia un altro Lapras o comunque sia un Espion che già ce l'ho, per proprio di no. Lillipup, Paras, Firo, Litten, Yanguse, ah, Ribbon B. Pozione, Trambic, Golbat, Energia e Primarina. Però io ce l'ho GX Primarina, quindi a questa sinceramente gli vado in culo, tanto per dirla con molto garbo, eh. Con greta garbo. Togedemaru. Eccolo qua, lo metto proprio per ultimo. Ok, Togedemaru, Carvagna, Pikipek, Sandile, Snubbull, Repellente, Energia, Krokorok, Pelipper, condividi esperienza? Oh, sì, è lui, è lui, è lui! Oh! Focussa di bitch, focussa la potenza, Incineroar. Fucking GX. Oh. A posto, io ho fatto, basta, posso anche chiuderla qui. Posso anche chiuderlo qui questo spacchettamento, ma potrò smettere di spacchettare solo quando troverò un Charizard, ok? Io smetterò di spacchettare solo quando troverò un Charizard da set base. E intanto Incineroar GX ce l'abbiamo. Che tanto se poi trovo Charizard di pacchetto base, non smetto di spacchettare. Al limite quello lo ordino da eBay. Allora, sempre il solito trick. Ok. Firo, Grabbin e dai no ragazzi, non ci credo. Drowsy, Crabrawler, Sandile, Growlithe, Lapras GX! Porca puttana! Oh, fuori serie? No.
Questo però. Porca miseria. Cazzo, no, aspetta! Aspetta! Ma questa è una segreta! È una rara segreta! Cazzo, senti quanto è ruvida! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh! Cazzarola, quanto è bella! Oh mio Dio, che sensazioni! Senti come gratta! Mio Dio, che bello! Questa è la mia prima rara segreta. Non so come si chiamano veramente perché non le ho mai trovate. Porca miseria. Io alzo le mani, due pacchetti, due cose assurde. No, devo comprarmi un raccoglitore fatto bene perché ce l'ho ma l'ho perso, cioè quindi non ce l'ho più. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Mamma mia, che bello! Mamma mia, che bello! Opla, sta andando questo il codice, poi non so mai se giocherò online. Perché sinceramente c'è gente che gioca online in modo serio, ma non lo so. Quelli che lo fanno ora non per dire nulla, ma è solo per notorietà, tipo i mates e gente che non c'entra un cazzo con Pokémon, che non ha mai fatto Pokémon, ma vabbè, lasciamo perdere. Marenidio, Pider, Bansuit, Psyduck, Dragonair, Velenaculeo, Torraket, Energia e Golduck. Non voglio dire che questa gente che ora che sta portando Pokémon non sia... Non è che non gli piacciono i Pokémon, però li portano ovviamente per le views. E questo è un dato di fatto. Questo è un dato di fatto. Quindi pre io preferisco portare Pokémon perché comunque sia, gioco di carte, anche se ho smesso di giocare, non ho mai smesso di collezionarle. Magari ho saltato diversi anni, tipo 4-5 anni l'ho saltati, 4-5 anni di spacchettamenti e cose varie. Però comunque sia, non ho mai smesso di giocare a gioco di carte. Anche se online non ci ho mai giocato poi alla fine. Quindi. Yangoose, Paras, Cutpie, Makuhita, Cinchu, Dratini, bello. Ma queste carte sono molto più dure di quelle giapponesi. Brion, Energia, Electro e Mascarene. Sono più dure di quelle giapponesi e ovviamente fatte 40 volte meglio di quelle coreane. Perché quelle coreane, chi le ha tenute in mano? Ha detto che sono fatte con la carta velina e non valgono granché. Ok, ora. Vediamo un po' questo pack cosa mi regala. Sandygast, cosa ho letto? Roggerola, Cosmog, Fomantis, Grimer di Alola, Pelipper, Herdier, Martello dirompente, Charjabug, Energia e ba Oh, Butterfree! Il mio terzo Pokémon preferito. Vediamo un po', ce la facciamo ad aprirlo. Oh, attenzione. Tac 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 tac. Il trick è fatto. Wingull, Staffle, Popplio, Zubat, Shellder, Martello dirompente reverse, pozione, Hypno, scambio, energia e Ariyama. Io nel primo video mi sono sbagliato a chiamare le Holo Reverse e le Reverse Holo perché praticamente erano tanti anni a parte che non spacchettavo, ma poi quando ero bambino che spacchettavo Pokémon e siccome giocavo anche a Yu-Gi-Oh! Allora mi è rimasto quello di Yu-Gi-Oh! Di chiamare le carte nel modo in cui le chiamano su Yu-Gi-Oh! Tipo ultra, rara, super, capito? Quindi nel primo video mi sono sbagliatissimo proprio. Ero a secco, ero a digiuno di carte Pokémon da anni. Comunque sia, continuiamo. Cutiefly, Cinchu, Morelul, Skarmo, è arrivato proprio spedito perché sinceramente quello che dovevo trovare l'ho trovato. Un altro Incineroar. Dopo che ho trovato la rara segreta, ragazzi, io sto in pace col mondo. Non so se quell'Lapras era probabilmente... del pack di Luna, la rara segreta del pack di Luna, forse, non lo so. Litten, Psyduck, Bounce, Sweet, Lillipup, Dratini, Lilia, Reverse, Satini, Spin, Energia e Bruxish. Pochi pacchetti mancano all'appello ancora, ma sinceramente
Ripeto, quello che devo trovare, l'ho trovato. Io mi sento in pacissima con me stesso. Si può dire in pacissima. Piggyback, Eevee, Psyduck, Spearow, Dratini, Desidai, oh, Desidua, Desidua, come cazzo si pronuncia sto Pokémon? Desidui? Desidui. Desidui. Desidui, Reverse. Recupero di energia, Crocoroc, Araquanid, Energia Fuoco e Tuc. Oh, Toucannon, bello! Bello Toucannon, che già voce Cannon Becco. Wow! Bello! Vediamo se ora riesco a stare un pochino più comodo. Io, lo ripeto, ho sempre questi cazzo di problemi con i livelli delle cose. Allora, Newpider, PewDiePider. Meow, Growlithe, Roggenrola, Cosmog, Wingull, Holo, Reverse, cazzo, io ancora mi sbaglio, Corsola, Trandic. Oh! Ehi, hey, signorino! Si ripresenta anche in questo video il signorino Solgaleo GX. Ma ciao! Ma ciao, tetino! Come stai se solo ti focussassi? Ma perché ho messo il focus automatico? Dovevo mettere il focus manuale, se almeno si regolava da solo, lo regolavo io, era meglio. Eccolo! Bene! Con la sola imposizione del dito mignolo, Solgaleo GX, che l'ho trovato anche nel pack giapponese. Vabbè, nel pack giapponese, nel box giapponese un po' me l'aspettavo di trovarlo. Ultra pista, astro carica, ok. Raffica solare GX oltretutto. Allora, cerca nel tuo mazzo fino a 5 carte energia e segna il piacimento del tuo Pokémon. Pari mischia le carte del tuo mazzo. Non puoi usare più di un attacco GX a partita. Che cazzo ci faccio allora? Cioè, ti consuma è vero una sola energia, però, cioè, non fa neanche danno. Astrocarico, ovviamente toglie 230, scarta tutte le carte energia assegnate a questo Pokémon. Quindi prima uso il potere GX e poi dopo vado con Astrocarica. In teoria è questo il senso delle GX, no? Che poi ragazzi, sinceramente, anche in Yu-Gi-Oh, no? Non si usano più le flip card, no? Le, diciamo, tipo Insetto Mangiauomini, che era una carta scoperta. Non si mettono più coperte, ma cazzo, ma è quello il bello, che se, proprio perché ci sono ancora le flip card in giro, che tu puoi giocare le carte coperte, invece no, mo non si mettono. Oh, sto toccando una cosa, non guardo, la faccio vedere prima a voi. Non so cosa sia. No, non guardo, no, non so cosa sia, ma è ruvida. Era cascata una carta energia. Sinceramente, non mi interessa più di queste. Non so dove sono finite, non ho idea. Non so, so solo che c'è carte che cascano. Io non so dove ho messo quelle altre carte. Sono cascate tutte quante qui. Vabbè, poi dopo più tanto non mi interessa perché c'è solo questa carta. La scopro? La scopro? Ok, posso anche andarmene. Dov'è l'Apras? Dov'è l'Apras? Oddio, mi sono perso l'Apras. L'Apras Gold, non so come si chiama. Vabbè, comunque sia, praticamente questa è l'Apras di prima, solo che è Ghost. Io posso andarmene, non spacchetto più. Fate un po' quello che cazzo vi pare. Allora, ho ancora tre pacchetti, mamma mia, io non ce la posso fare. Cioè, se trovo un'altra GX o io. Ciao, proprio. La carta, una delle carte che vale sicuramente di più. Altro che Shaymin, porca miseria.
Growlithe, Crabrawler, Marini, Roggenrola, Rattatagliola, Fomantis, Megaball, Passimian, Regola Team Scala, Energia e Cloyster. Sapete che c'è? Questi qui li apro di fretta perché tanto, oh, dopo la Ghost non... mi ha abbandonato il telefono. Dopo la Ghost non ce n'è più per nessuno. Guarda, proprio vedevo. Io non so perché oggi mi va tutto male. Ma tutto, proprio tutto male. Allora, vediamo un po'. Umbreon GX, così. Tranquillamente proprio. Dov'è? Tranquillamente Umbreon GX. Bene. Io lo sapevo che tanto, cioè. Va bene, ok. Va bene, ok, un pacchetto solo mi è rimasto. Dove è finito quell'altro? Io sinceramente non so più che dire. È andata benissimo. È andata molto molto bene. Vediamo un po' che trovo. Niente, Kangaskhan, Metapod, Lilia, insomma. Dragonair, Holo, Reverse, ma è andata bene, insomma, dai. Dopo Lapras GX. Un altro Lapras GX Gold Rare, chiamatelo come vi pare, Secret. E questo Ghost. Io sto a posto, non ho nient'altro da aggiungere. Ok, sto tranquillo, sto contento. Ah, che bello.